Sono persone che lavorano, che garantiscono servizi e che hanno diritto alla stabilizzazione, alla fuoriuscita dalla precarietà. Tra l'altro non si chiede nulla di aggiuntivo rispetto a quello che hanno avuto nel corso di questi anni. Il governo, il Parlamento, mi auguro che appunto corrispondano a questa esigenza, a questo bisogno che i lavoratori appunto oggi rappresentano. Nella proposta di bilancio approvata dal governo e presentata al Parlamento non c'è il fondo di 50 milioni, ci sono appunto quindi lacune, ci sono problemi che bisogna affrontare e risolvere, e credo che si possono risolvere anche nell'iter parlamentare di approvazione della legge. Ancora nella commissione della Camera, dove è stata avviata la discussione, non c'è certezza, non c'è stata data certezza, quindi chiaramente oggi i lavoratori reclamano questo e noi siamo a sostegno di una lotta che è sacrosanta per la difesa del lavoro. Ieri noi abbiamo approvato il bilancio preventivo del 2019 e nel bilancio preventivo abbiamo non solo riconfermato i 39 milioni che in questi 4 anni hanno consentito la contrattualizzazione dei 4.500 lavoratori, aggiungendoli questi 39 milioni di euro ai 50 milioni del fondo dello Stato, ma abbiamo deciso la storicizzazione di questi 39 milioni, ovvero che nei prossimi anni nessuno potrà mettere in discussione questi 39 milioni di euro destinati alla stabilizzazione di questi lavoratori.